Noi ci costituiremo parte civile perché pochi criminali non possono offuscare l'immagine di una città che ha saputo sconfiggere la malavita organizzata e che vuole investire in turismo, cultura e legalità. Adesso però il governo deve intervenire, i soldi del Recovery Fund non vanno investiti soltanto in assistenzialismo, ma anche in infrastrutture, in tecnologia e lavoro. Soltanto così riusciamo a dare una risposta a questi giovani. Anche perché sono ragazzi che vivono insomma ai margini, quindi insomma una mano è necessaria. Questi giovani hanno bisogno innanzitutto di esempi e di opportunità. E in una terra come la nostra, piena di bellezza, l'opportunità si chiama turismo e cultura. E per questo io chiedo al governo di intervenire, riaprendo i musei, riaprendo i teatri e dando una speranza a questo mezzogiorno. Sindaco, al di là di questa violenza spicciola, c'è anche una cosa importante che avete fatto insomma, nei mesi scorsi. Due feudi, due fortini della Camorra sono stati restituiti alla cittadinanza e diventeranno presidio di legalità. Quali sono? Due beni confiscati che prima erano luoghi di camorra adesso diventeranno luoghi di integrazione. Grazie a un finanziamento li abbiamo riqualificati e lì i giovani si incontreranno per imparare le lingue straniere. Ercolano vuole guardare al futuro, come detto prima, investendo nella sua bellezza.